Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora, nuova modalità di video, voglio provare a fare un mi preparo con voi. È sabato sera, è il 15 di agosto, quindi è Ferragosto e io non ho fatto praticamente nulla oggi, niente di particolare, perché mi lancio di nuovo col paracadute e quindi non ho potuto fare niente, volevo andare a mare, ma ahimè non si può. E praticamente è sabato e lo prendo come un sabato normale, quindi me ne vado a passeggio e mi devo truccare. Ho sistemato le luci in modo diverso rispetto all'ultimo video trucco e spero che si veda un pochino meglio perché l'ho sparaflesciata. Allora, in questi video si dovrebbe parlare un pochettino di ciò che ci sta capitando. Allora, praticamente è l'estate post laurea, metto la base viso quello opacizzante della Essence perché sono ponticcia. Stavo dicendo, è l'estate post laurea praticamente, sì, perché mi sono laureata a novembre e quindi questa è la prima estate dopo secoli che non ho dovuto studiare per esami, fortunatamente perché è un'estate molto calda. Ah, non so le matricole che hanno avuto questo bell'incontro con gli esami estivi, come l'hanno presa la situazione. Vi sto dicendo, non ho fatto assolutamente una cippa lippa, un po' di vacanza di mare, anche se abitando a Salerno praticamente il mare ce l'ho sotto casa. Vado a mettere una crema colorata fatta con... aiuto, se si riapre, non credo che sia aperta, con... crema viso e fondotinta, perché fa caldo per poter mettere il fondotinta, però voglio un minimo di coprenza. Ne avevo fatto un po' di più l'ultima volta che mi sono truccata, diciamo, bene, e quindi me ne era rimasta, l'ho conservata. Cosa stavo dicendo? Che non ho fatto una cippa lippa, sto cercando di prepararmi per la vita fuori dall'università, quindi fuori da un percorso universitario, ma è più difficile di quanto mi aspettassi. Ho preparato dei concorsi, ho cercato un po' di trovarmi un lavoro, ma la situazione è abbastanza critica. Non mi arrendo, anche perché non è passato neanche un anno dalla laurea, quindi non mi posso arrendere. Cosa dirvi? Quindi sorvoliamo sulla questione futuro perché non si può fare. Ah, una cosa di cui volevo parlare perché nei video si è vista alle mie spalle è la mia nuova postazione che mi sono creata. Un paio di persone mi hanno chiesto di fare il video, ma in questo momento non lo posso fare perché stasera poi in particolare non c'è mia sorella. Quindi ho la camera e posso registrare un video, ma è da luglio quindi un mese e mezzo che mia sorella è tornata a casa, quindi ho dovuto anche mettere altre cose che non dovrebbero stare su questa postazione e quindi non mi sembrava il caso di farvela vedere non sistemata. Ok, la crema l'abbiamo messa, mi servirebbe un po' di correttore. Quindi sto dicendo, il video sulla postazione arriverà, metto un po' di correttore rosa per le occhiaie, arriverà sicuramente, non nel brevissimo periodo, quindi credo sempre verso metà di settembre, credo, sì, considerando che ho altri, praticamente ora che sto registrando questo video, sto ancora caricando video che ho fatto a inizio di agosto e ne ho altri 3 da caricare, ora sto facendo questo quindi saranno 4, poi sicuramente devo fare il video sui prodotti smaltiti e praticamente quest'estate è saltata a piè pari, sempre perché non avevo possibilità di stare tranquilla, non ho trovato giorni disponibili né inizio luglio né inizio agosto per potervelo fare, perché se è un video prodotti finiti del mese precedente a quello di registrazione, io lo voglio registrare
in tempo, anche se poi lo carico la settimana dopo, quella dopo ancora, non è quello il problema, ma visto che, scusate, ma c'ho un'ombra in faccia, visto che voglio registrarli almeno in tempo, se poi lo carico dopo non importa, non è quello il problema. Mi servirebbe un po' di correttore. Qua mi sa che sta per arrivare un bifragio. Io continuo a truccarmi, se poi la serata salta mi strucco, non importa. Allora, un po' di correttore verde sulle imperfezioni, ne ho un pochino qua. Allora, stavo dicendo, quindi devo registrare questo benedetto video dei prodotti smaltiti praticamente estivi. Ho un bustone esagerato di roba che sta là che mi aspetta a braccia aperte. Ok, ho acceso il ventilatore perché non riuscivo a truccarmi. Allora, riprendiamo il discorso. Il video dei prodotti smaltiti arriverà settembre, spero entro la prima settimana di settembre. Metto un po' di correttore color carne. Sì, nella prima settimana di settembre vorrei metterlo online. Cosa ho fatto quest'estate? Come stavo dicendo, non ho fatto praticamente niente. Sono stata in vacanza, cioè alla casa al mare che ha il mio fidanzato in Calabria, quindi non ho avuto la vera vacanza come cerchiamo di farcela tutte le estati. Anche l'anno scorso saltò, ma perché il mio fidanzato si doveva laureare, io mi volevo laureare all'inizio, metto un po' di cifra, mi volevo laureare all'inizio a settembre, poi vicissitudini varie, ma me l'hanno fatta posticipare a luglio, sono fissata questo luglio, a novembre. Continuiamo a parlare della... Ma questo video sarà incasinatissimo, chiedo venia, ma è la prima volta che faccio una cosa del genere. Ok, allora, sì, la postazione trucco è venuta più o meno come la desideravo. Forse l'unica cosa che mi manca è il dove mi sto truccando ora, non ho dove mettere i piedi sotto, quindi praticamente mi trucco con una gamba da qua e una gamba da là. È un pochino scomodo, però ce la si può fare. Cosa brutta, metto il primer occhi sugli occhi, sempre quello di Debbie. Allora, la postazione all'inizio l'avevo immaginata come qualcosa di molto piccolo, perché non ho questa mole di trucchi, dici ok, mi serve spazio, contenitori, mobiletti, eccetera. Poi alla fine ho dovuto aggiungere un pezzo abbastanza grande che poi sarebbe la cassettiera che sta qua. Non tanto per i trucchi, perché tutti i trucchi praticamente sono concentrati in un piccolo spazio, ma per i jewels. Ho una scaparrata quantità esagerata di sia gioielli che bigiotteria, veramente ne ho una quintalata, e ho dovuto comprarmi questa cassettiera, di cui il primo cassetto è stracolmo di queste cose, e diciamo il secondo roba per capelli, vabbè, poi ve lo faccio vedere. I trucchi, in fin dei conti, le palette sfiziose ce l'ho qua a fianco, ma i trucchi sono tutti qua sotto e sono concentrati. Matita bianca sotto l'arcata sopraccigliaria per alzare. E a voi com'è andata quest'estate? A me mi ha schiantato, non ce la faccio più. Metto un eyeliner, questo qua di Essence, bianco sulla palpebra, perché la base di Debbie è terrificante, non fa risaltare per niente i colori, almeno questo lascia un po' di bianco, che voglio mettermi un ombrettino bianco. Lo vado a tamponare col dito perché altrimenti mi va a finire dappertutto, me lo ritroverò praticamente anche sul piede. Sento rumori strani da fuori.
Ah, un'altra cosa di cui volevo parlare sono le serie TV. Quando ho registrato il video dello specchio, che se vi interessa tutti questi video di cui sto parlando, vi lascio informazioni sparse. A un certo punto ho iniziato a parlare delle serie TV, di quella che sto vedendo in questo momento, che sarebbe X-Files, ma le vecchie puntate, perché ovviamente quella nuova la stanno ancora facendo in questo momento. E quindi ho iniziato a parlare, però ho dovuto tagliare perché altrimenti un video così specifico, quello della specchiera, diventava un borbottio esagerato. Prendo questa palette di Debbie per un colore bianco. Oddio, che è tutta scassata questa povera bestiolina. Vabbè, sempre i miei applicatorini. Allora, sto vedendo X-Files. Oggi ho iniziato a vedere la quarta stagione. Quando ho girato il video che parlavo dello specchio, non della specchiera, dello specchio, ero praticamente all'inizio e mi sono meravigliata di quanto fosse bella. E tuttora sono convinta che quella serie TV sia stupenda. Io la vedevo ovviamente quando andavo in onda sulla Mediaset all'epoca, quindi 94, 95, 96, eccetera, non mi ricordo fino a. Non l'ho vista dall'inizio e non l'ho vista fino alla fine. Quindi praticamente per me ogni puntata è qualcosa di nuovo. E mi meraviglio di quanto è bella e di quanto abbia creato un filone e abbia generato questo filone sul paranormale, fantascientifico, eccetera, perché poco prima ho visto Fringe, che palesemente si rifà al genere, e alcune scene mi ricordano tanto Fringe, alcune scene dovrei dire di Fringe mi ricordano X-Files, ma io l'ho viste al contrario, quindi mi viene da dire che molte scene di X-Files mi ricordano Fringe. Comunque, ma pure alcuni escamotage sugli alieni, eccetera, veramente è molto, oddio, come si dice? È rievocativo tantissimo. Prendo un ombretto nero e un pennello a penna. L'ombretto nero è sempre questo, non finisce più. Scusate se c'è il rumore del ventilatore, ma non si può campare. Tolgo l'eccesso e vabbè, disegno la palpebra. Comunque io ho sempre adorato Mulder. Non mi è piaciuto per niente in Californication, perché io identifico l'attore con il personaggio. Per me Mulder non è il personaggio di Californication, non è una persona così. Per me quella faccia è Mulder, quindi un sì, tutore della legge, ma a modo suo, è una persona acuta, una persona che affascina. Il personaggio che faceva in Californication sì, era molto acuto, sì, affascinava molto le persone, però la sua, non voglio dire essere volgare, però quasi. No, non me lo faceva piacere. Mulder era questo cavaliere di altri tempi e quindi per me quella faccia è Mulder. Chissà come sarà rivedere Mulder e Scully in voi invecchiati che corrono dietro agli UFO. Secondo me, beh, sarà stupendo, ma perché a me piace il genere. E quindi stavamo parlando anche di Fringe. Fringe è stata una scoperta. L'ho iniziato a vedere puro, cioè, come si dice, in modo casuale, sempre ovviamente in Mediaset, durante il pomeriggio, quindi molte scene erano tagliate considerando la fascia in cui veniva trasmesso. Quindi a un certo punto mi è venuto lo sfizio, ho fatto, vabbè, tanto ormai si trova di tutto di più, proviamo a vedere se lo trovo. Ma è stata una scoperta, perché il personaggio femminile, come si chiama? Non mi ricordo più. È molto bello.
è sì una persona, beh, un personaggio molto razionale, però alla fine si lascia affascinare e scopre ovviamente la sua vera natura. Non voglio spoilerare niente, anche se è un telefilm vecchio, quindi se è piaciuto ormai l'avete già visto. Non mi convince questa sfumatura stasera. Un po' di nero nella piega per dare profondità. E quindi Fringe. A Fringe ci sono arrivata praticamente per puro caso la prima volta perché c'è Pesi. Io non ho mai seguito Dawson Creek perché non mi sono mai lasciata affascinare da queste serie per ragazzini, ragazzine più che altro. Non mi hanno mai detto nulla. Le ho sempre considerate così frivole, poi dai dialoghi stupidini, e quindi non l'ho mai vista. Io ero più una mamma per amica, anche se all'epoca ancora doveva iniziare, se non sbaglio. Sì, credo di sì. Mamma per amica per me è stupendo. Il fidanzato la odia, odia quel telefilm, ma io l'adoro. Sì, Fringe stavamo parlando. No, questi video io non li posso fare, mi perdo troppo. Non mi ricordo come si chiama lei. Vabbè, comunque, Peter Bishop, no, Peter Bishop, il papà, Walter, lo scienziato pazzo, all'inizio mi ha sempre fatto molta tenerezza, ma mi prude l'occhio, scusate, mi ha fatto sempre tantissima tenerezza per questa cosa che lui non si ricordava, voleva riallacciare questo rapporto. Veramente mi ha sempre fatto tenerezza. Quando poi si è capito il personaggio, come era all'inizio, mi terrorizzava, non so perché, so il perché. Perché non si possono fare certe cose a anime innocenti, diciamo così. Anche con tutto il bene del mondo che vuoi salvare, eccetera, non si fa. Ainda quella poverina gliel'ha fatta passare tutti i colori quando era bambina. Ora devo mettermi l'eyeliner, quindi starò zitta, ci taglierò e ci vediamo dopo. Ok, l'eyeliner è andato. Sì, telefilm. Sto seguendo anche, quando lo trovo sui canali, tipo lo fanno su Giallo e Top Crime, Bones. Anche a Bones ci sono arrivata causa belloccio no, dell'infanzia, così, dell'adolescenza, perché il protagonista maschio è l'attore che faceva Angel di Buffy. Buffy lo adoravo. Per me queste cose non morti, vampiri, zombie, mi piacciono, mi fanno morire. Cioè, portami a vedere al cinema. Oddio, che tuono. Allora, stavo dicendo, avevo un messaggino. Portami al cinema a vedere zombie e vampiri. Io sono contenta. Sono una gran fan dell'immortale Romero, lui ha creato gli zombie, se li è cantati e se li è suonati come ha voluto, e rimarranno grandi cinematograficamente parlando, i veri film, non i filmacci sugli zombie, comunque grazie a lui. Non so, stavo dicendo, è questo telefilm tipo di quelli che devono risolvere i casi, con un'antropologa forense tutta volta alla scienza e l'agente dell'FBI, quindi l'attore che faceva Angel in Buffy, molto religioso, molto che si lascia trascinare dall'istinto, che alla fine funziona sempre. E questa cosa che è l'uomo ad essere trascinato dall'istinto e la donna è molto razionale, mi piace tantissimo, perché di solito si fa il contrario, metto l'illuminante sotto l'arcata, si procede al contrario, cioè l'uomo molto, molto
molto razionale e la donna che si lascia trascinare dal suo istinto. Anche se, pensandoci bene, tutti i film che mi piacciono a me, quindi vedi Bones, X-Files, Fringe, la donna è sempre molto razionale nelle sue scelte, nel modo anche di ragionare. Invece l'uomo è più... Oddio, che tuoni! L'uomo è molto più... sì, che si lascia trascinare dall'istinto. Mi piego le ciglia. Ho iniziato a vedermi Bones per quello... A me mi piaceva quando faceva Angel, lo strafigazzo di Angel. Ebbene sì, mi devo mettere il mascara. Io puntualmente di solito mi sporco. Comunque, ritornando a X-Files, devono riproporre un'ennesima stagione, quindi stanno facendo l'ultima stagione praticamente. Che io non vedo l'ora, dovrebbe uscire nel periodo tipo gennaio 2016. Io sono qua che li aspetto. E anche questo è il motivo per il quale ho deciso di rivedermi tutte le stagioni vecchie, compresi i due film. Allora, il secondo lo andai a vedere al cinema con mio fidanzato e sinceramente aveva perso molto del fascino degli X-Files. Il primo non ricordo se sono andato a vederlo quando uscì all'epoca. Se sono andata non me lo ricordo, striscio. Se non sono andata sarà l'occasione a breve di rivederlo, perché dovrebbe essere tra la quarta, parlando del mondo temporale, tra la quarta e la quinta stagione, visto che ho iniziato la quarta fra 24 puntate mi posso vedere il film. Voi ve lo ricordate? Se l'avete visto, se non l'avete visto, niente. Fatevi la panza di X-Files e poi ne parliamo quando avete finito. Questo è il top coat di Kiko. Comunque, mi ha detto ora il mio fidanzato che a Salerno Centro, dove c'è la movida, dove dovrei andare, diluvia. Io mi volevo rimettere la minigonna che avevo anche oggi, ma mi sa che devo optare per qualche altra cosa, quindi un pantalone. Però scarpe chiuse non se ne parla in proprio, perché stamattina ho messo lo smalto bianco e se metto la ballerina mi si rovina, quindi metterò le scarpe aperte. Se mi bagno i piedi non fa niente. Sto rientrando l'altra mascara perché quello del top coat con le fibre praticamente è molto rinsecchito, quindi cadono, così le sigillo. Ora a fine agosto ricomincerò praticamente a studiare, tra virgolette. Mi sono iscritta a una scuola estiva di metodologia e ricerca sociale, perché mi sono accorta che, ovviamente, cioè non è che mi sono accorta, lo sapevo già, che solo con il curriculum universitario senza nessuna esperienza è difficile, alquanto impossibile, riuscire a trovare un posticino di lavoro. Mi piacerebbe fare la ricercatrice sociale, quindi la sociologa ricercatrice, quindi la possibilità, vorrei avere anche la possibilità di riuscire a fare un dottorato, ma su quel versante la vedo ancora più difficile, perché l'università in questo momento è abbastanza bloccata. Però tipo all'interno di strutture private comunque occorre avere altro punteggio, e quindi mi sono iscritta a questa scuola estiva. L'ultima settimana di agosto e la prima di settembre, invece di andarmene a mare perché ho finito il volo con il paracadute, no, andrò a studiare.
per la gioia del mio fidanzato che se ne voleva andare a mare, ma è costretto a non andare a mare. Non so che cosa farà, povero disgraziato, in queste due settimane. Che non è che non ci sarò, perché il paese dove che devo andare per seguire questi corsi praticamente è vicino a Salerno, a Giffoni Valle Piana, quindi praticamente farò la pendolare, mi passa il pullman sotto casa praticamente, quindi prenderò il pullman la mattina e tornerò la sera, anche se c'è la possibilità di rimanere a dormire là, ovviamente pagando un pochino di più, però se ero fuori regione o anche fuori provincia era una soluzione comoda, ma visto che veramente con la macchina ci si mette meno di una mezz'oretta più o meno, col pullman ce ne vogliono 40 minuti, però è fattibile. Comunque, se va tutto bene, tutto secondo i piani, come cantavano i genitori dello sposo, della sposa cadavere, dovrei dovrei riuscire ad andare altri 2-3 giorni in Calabria in vacanza al mare prima che inizi la scuola estiva, e se il tempo regge a settembre, e sempre se il mio fidanzato ne ha voglia, ci potremmo tornare anche qualche giorno a settembre. Io sono contenta perché adoro andare al mare, adoro nuotare, mi piace il sole, mi dà un sacco di energia, quindi per me ogni occasione è buona per prendere un po' di sole. Sono tipo un animale a sangue freddo, metto un po' di terra per scolpire leggermente, sempre se lo riesco ad aprire. Sì, stavo aprendo la parte contraria. Ah, che pazienza che ci vuole nella vita. Oh, non so se si vede, ho fatto il buchino nella terra. Wow. Ho aperto la macca a Salerno. Io ci sono entrata un paio di volte e non ho ancora comprato niente. Vorrei comprare, cercando un'altra cosa, ecco, se vorrei comprare lo smalto nero di MAC. Lo vidi quando sono stata a Venezia diversi anni fa ed è uno smalto nero, mamma, pienissimo, solo passate, super nero, e me lo voglio andare a prendere. Quindi una delle prossime cavatine a Salerno Centro sarà da MAC. Non so neanche quanto costi lo smalto da MAC, però ci devo andare. Metto un po' di illuminante sugli zigomi, che sta agli sgoccioli, il mio illuminante preferito. Vabbè, fa niente, tanto giusto poco, perché poi devo mettere anche la terra, quella la terra, quella che scalda, si chiama la bronzante, la terra bronzante. E sto dicendo, vorrei ritornare a mare sperando che il tempo regga. C'è anche un po' sull'arco di Cupido. Fard, sempre il solito che mi piace tantissimo. Ne metto poco ora perché devo mettere ancora la terra, e se qualcosa ce l'aggiungo dopo, anche se sembra abbastanza colorata la mia faccia. Cabuchino e terra. Pochina, non essere perché sennò divento un umpalumpa, come qualche settimana fa ero distratta, stavo chiacchierando, praticamente ho iniziato a fare zuzzuzzuzzuzzu, mi guardai allo specchio e ero arancione, un disastro, mi sono dovuta andare a struccare. Prendo anche un po' sul collo perché quel poco di abbronzatura che avevo preso ha fatto una brutta fine, se n'è andata praticamente.
No, non sono una persona che riesce a tenersi, la mia pelle non rimane abbronzata a lunghissimo. Ok. Cosa mi manca? Le sopracciglia. Le sopracciglia stanno. Mi perdo i pezzi. Forse a settembre ricomincio anche la pallavolo. Il mister non mi ha ancora chiamata. Di solito mi chiamo sempre verso l'ultima settimana di agosto. Rossettino bianco. Oddio. Ho finito. Sì, sembro... Non lo so. Ok, non so come sia venuto questo video, se vi sia piaciuto, spero di sì. Era un modo... Scusate, nel frattempo stavo mettendo a posto. Era un modo anche per farmi compagnia mentre mi sistemavo per la serata. E abbiamo chiacchierato di diverse cose, della vita che non vuol girare come dico io, delle serie TV, che è un argomento che mi piace tantissimo. Ok, io spero che questo video vi sia piaciuto, non che vi sia stato utile, alla fine è stata una chiacchierata. Ci vediamo nel prossimo video, spero che questo vento non vi abbia dato troppo fastidio, vi mando un grosso bacio e in gamba!